Ragazzi, ancora non è detto, ma per chi dice che io non capisco un cazzo di calcio, Lautaro Martinez ha detto no secco al Barcellona. Seconda cosa, la notizia riportata ad oggi c'è scritto un articolo importante. Lautaro Martinez complica i piani a Marotta. Cioè, scusa Marotta, con tutto il rispetto, sai che Marotta io ti ho sempre portato rispetto e non ti ho mai detto nulla. Ma quale sarebbe il giocatore in attacco su cui noi stiamo puntando? Perché non ho ancora sentito bene. Aubameyang. 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 Giocatore finito. Giocatore finito. Cioè, Marotta, tu preferiresti davvero Aubameyang a Lautaro Martinez? Tu preferiresti davvero Aubameyang a Lautaro Martinez? In questo periodo ho iniziato a parlare male di Lautaro, perché comunque sia anche nelle live, quando voi mi chiedavate di Lautaro, io ho sempre risposto: cosa ne pensi di Lautaro, Paolo? Cosa ne penso di Lautaro? Ve lo ripeto qua in questo video. Io penso che Lautaro sia un ottimo, se non un top player, perché ancora deve diventare un top player, ma un grande giocatore. Si è lasciato un po' andare, sinceramente, quando ha iniziato a sentire le voci del Barcellona, ha un po' perso la testa. Però Lautaro, secondo me, sta continuando a lavorare. Ovviamente in questo momento nessuno si sta allenando perché siamo tutti in quarantena. Ma io sono convinto che Lautaro Martinez si ridiventerà quel giocatore che siamo abituati a vedere, quello di inizio stagione di quest'anno. Marotta, non ti permettere neanche a pensare di comprare Aubameyang per sostituire Lautaro Martinez. Non ti permettere a farlo, perché sarebbe un grosso errore. Aubameyang è un giocatore finito, è un giocatore che non ha mai iniziato un percorso, ha sempre cambiato squadra, ha giocato all'Arsenal, adesso è panchinaro. È panchinaro, non gioca neanche più titolare. Marotta, già siamo in quarantena a casa, già stiamo impazzendo tutti, ma non ci pare scherzi. Ti prego, dimmi che è uno scherzo. Dimmi che è uno scherzo. A parte che comunque sia Lautaro Martinez, vedo che non, cioè non, si trova bene col progetto Inter, si trova bene con Conte, si trova bene con la squadra e penso che per nessun motivo lui se ne voglia andare via dall'Inter. Ma non facciamo scherzi. Aubameyang è un giocatore finito. Aubameyang non è nessuno e non è mai stato nessuno. E io penso questo. E per chi dice che io non capisco nulla di calcio, io vi ho detto che almeno, dico almeno, un anno. Un altro anno, Lautaro Martinez lo farà nell'Inter, quindi l'anno prossimo lo vedremo ancora con la maglia nerazzurra. A meno che non succeda di clamoroso, come quello che ho letto poco fa, ma io penso che sia solo uno scherzo. Perché veramente, veramente, inizia a smontare i cassetti, inizia a smontare gli armadi e inizia a spaccare tutto, quindi occhio a quello che facciamo, Marotta. Io penso che Zanga non sia stupido. Almeno credo. Per quello che ha dimostrato finora. Non facciamo le cazzate. Vi dico solo questo. Lasciate un mi piace, commentate, condividete. Un bacio a tutti e noi ci vediamo ad un prossimo video. Bella ragazzi, è sempre Forza Link. Una buona quarantena a tutti, come sto passando io. Ciao, faccio più. Ciao belli, vi voglio bene.